pomeriggio, ben trovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Tanta cronaca anche oggi da seguire insieme. Prima però vi voglio presentare l'ospite che è venuta a farci compagnia oggi. Si tratta di Natascia Bordiglia. Natascia, benvenuta. Grazie, buongiorno. Natascia è una delle due curatrici di una mostra, mi sembra riduttivo come termine, però lascia a te il compito di dire che cosa sei venuta a presentare. Una rassegna culturale, perché anche a me mostra sembra essere riduttiva in questo caso, dal titolo Riciclarti 2010, cantiere arte ambientale, che si svolge a Padova, principalmente nello spazio dell'ex macello in via Cornaro 1. Quindi usare la parola mostra è riduttivo, già gli hai detto principalmente negli spazi dell'ex macello, quindi abbiamo già fatto capire a chi ci segue da casa che c'è tanto da dire su questa manifestazione culturale veramente molto molto ricca, curata da te. Ricordiamo anche chi insieme a te ha permesso che questa cosa prendesse forma. Sono più forme. Io e Marisa Merlin, siamo in due le curatrici. Benissimo, allora io tolgo per qualche minuto la parola a Natascia Bordiglia, parleremo tra pochissimo di questo evento culturale che è fatto anche di cinema, lo anticipiamo già, perché proprio domani parte anche la parte cinematografica, esatto. Quindi continuate a rimanere con noi perché ci sono tante cose da sapere in chiave culturale. Prima però vediamo la cronaca che è arrivata dalle diverse province venete. Circa un centinaio di carabinieri della Compagnia di Venezia con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero sono stati impegnati dalle prime ore di questa mattina in un'operazione tra Veneto, Toscana e Sicilia per l'esecuzione di una dozzina di provvedimenti cautelari e una ventina di perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta su un traffico internazionale di droga che dalla Colombia raggiungeva il Veneto attraverso la Spagna. L'operazione, coordinata dalla Procura Lagunare, è legata alle indagini che hanno portato alla disarticolazione di un gruppo criminale composto da persone di origine siciliana che assieme a campani, colombiani e chioggiotti aveva organizzato l'importazione di grossi quantitativi di stupefacente dalla Colombia. L'attività, secondo quanto emerso dalle indagini, era finanziata da persone affiliate al clan mafioso dei Madonia di Gela che dal 2007 gestiva il traffico e lo spaccio di droga nelle zone a cavallo del litorale veneziano, nel Trevigiano e nel Padovano. 3 chili di eroina sequestrata e un arresto. È questo invece il bilancio di un'operazione condotta dagli uomini della questura di Bolzano in collaborazione con la polizia di Verona. La droga è stata trovata in casa di un 66enne siciliano. L'eroina, hanno appurato i poliziotti, era destinata allo spaccio in Alto Adige. Un quadro del XVIII secolo di grande valore storico-artistico che era stato rubato nel giugno del 2009 dall'ufficio del segretario generale del comune di Bassano del Grappa è stato recuperato dai carabinieri della locale compagnia che hanno denunciato una donna che svolgeva le pulizie negli uffici comunali. L'opera, di autore anonimo, raffigura una Madonna con Bambino, Sant'Anna e San Giovanni, appartiene all'arte lombarda. I carabinieri, indagando su un recente furto di 20 euro avvenuto nella biblioteca del museo, sono riusciti ad identificare la responsabile di una miriade di furti ai danni dell'amministrazione, ossia una 52enne di Bassano. L'indagine, coordinata dalla magistratura bassanese, ha consentito, oltre al recupero della preziosa opera d'arte, di rinvenire parecchiare furtiva razziata da vari uffici comunali. Sono stati recuperati anche 19 libri della biblioteca, dei quali molti donati da privati, materiale informatico di cancelleria, oggettistica varia e capi di abbigliamento dei dipendenti comunali. La donna si è giustificata dicendo che il quadro, trovato nascosto nella sua camera da letto, lo aveva rinvenuto poco prima dell'intervento dei carabinieri appoggiato alla propria autovettura. 3 mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente verificatosi sull'autostrada A4 tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Padova. Una persona è rimasta leggermente ferita a causa dell'incidente. Si è formata una coda di circa 10 km accentuata da un precedente incolonnamento dovuto a lavori in corso. Per agevolare il deflusso dei mezzi in colonna è stata istituita l'uscita obbligatoria a Desenzano. 5 km di coda in direzione Venezia, sempre sull'autostrada 4 tra Verona e Vicenza, sono stati invece la conseguenza di un altro incidente stradale avvenuto sulla carreggiata est nel tratto tra Soave e Montebello. Nell'incidente, secondo quanto reso noto dalla stradale del Veneto, sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti ed una persona è rimasta ferita. Il traffico è rimasto bloccato ed è stata istituita anche in questo caso un'uscita obbligatoria a Soave con rientro a Montebello.
Si conclude il viaggio nella disabilità promosso dalla provincia di Vicenza, durato un anno, che ha toccato tutte le ULS di riferimento. Partecipare per apprendere, lo slogan dell'iniziativa, che ora dal piano conoscitivo si tradurrà in operatività per il tavolo tecnico provinciale sulla disabilità. Ci dice tutto Giulia Salmaso. Tra il dire e il fare c'è di mezzo la legge, specie quando si parla di disabilità, dove un conto è ciò che prescrive la normativa, quella di riferimento in Italia datata 1971, e ciò che invece è realtà per i cittadini disabili. Per comprendere appieno la discrepanza tra teoria e pratica e, ove possibile, colmarla, la provincia di Vicenza si è fatta regista di una serie di convegni dedicati a quattro aspetti della disabilità: scuola, lavoro, salute e relazioni. Quattro convegni che hanno prodotto quattro proposte operative che saranno raccolte e analizzate attraverso dei focus specifici all'interno dell'Osservatorio Provinciale sulle politiche sociali. L'emerso è che purtroppo c'è sempre più bisogno, che le famiglie sono oppresse non solo dal caro vita, ma questo vivere assieme a chi ha delle disabilità, che vi assicuro sono tante, tutte diverse. Ecco perché noi faremo dei focus nello specifico, perché non è che si può correre verso una sola disabilità. Sono circa un migliaio i disabili seguiti dai servizi sanitari di Vicenza, tra questi una fetta importante e sempre più consistente, costituita da persone semplicemente molto anziane. Ma disabilità è anche quella vissuta tutti i giorni dai 500 ragazzi down ospitati nei centri diurni, oppure negli stati vegetativi seguiti negli ospedali. Per tutti loro la sfida è quella di un'integrazione di comunità sempre più forte. Agganciato all'integrazione di comunità c'è un altro concetto, che è quello della genitorialità diffusa. La genitorialità diffusa non riguarda solamente il minore, riguarda anche l'anziano, no? Cioè occuparsi, imparare ad occuparci nei vari livelli comunque anche di chi abita di fronte, di chi ci abita di fianco, di chi viene gestito anche da altri, proprio per cercare di concertare risposte comuni. Ma se c'è almeno un punto su cui normative e buone pratiche si sono incontrate con successo è nell'eliminazione delle barriere architettoniche, ormai una cultura acquisita. Abbiamo fatto molto per il superamento delle architettoniche negli edifici, sia nei nostri edifici provinciali sia in quelli che poi ci sono arrivati come legge 23, e quindi penso che situazioni di disagio siano molto pochi. Un'area di circa 30.000 metri quadrati adibita a discarica a cielo aperto è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spilimbergo nel Pordenonese. Gli uomini dell'arma, dopo alcuni sopralluoghi scaturiti da un'azione di controllo del territorio, hanno individuato che nell'area il proprietario, un agricoltore di 68 anni, aveva scaricato qualsiasi tipologia di rifiuti, alcuni anche tossici e speciali. L'uomo è stato denunciato e l'area sequestrata. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con la nostra ospite, che torno a presentarvi. Si tratta di Natascia Bordiglia, una delle due curatrici di Riciclarti 2010. Mi fermo a Riciclarti 2010 perché in realtà il titolo è molto più articolato, vorrei che fossi tu a ricordarlo, spiegandoci anche perché questi termini. Il titolo, infatti, delle rassegne precedenti, poiché questa è la terza edizione, era semplicemente Riciclarti. Invece quest'anno, oltre a Riciclarti 2010, il titolo si è allungato e comprende le parole cantiere arte ambientale. Riciclarti perché sin dall'inizio si è voluto occupare di riciclo, comunque di uno sguardo sull'ambiente che parlasse in modo particolare del problema legato ai rifiuti e al loro riciclo. Quest'anno invece cantiere arte ambientale perché abbiamo voluto allargare gli orizzonti e quindi non limitarci nella scelta comunque delle opere, nella scelta degli sguardi alla sola problematica legata al riciclo, ma ampliarla a tutto quello che è ambiente e in modo particolare ampliarla da un punto di vista artistico all'arte ambientale. Allora, abbiamo detto che principalmente l'edizione 2010 di Riciclarti Cantiere Arte Ambientale si svolge negli spazi dell'ex macello qui a Padova, in via Cornaro, una sede ricca di storia, tra l'altro un ex macello, quindi anche sì, questo legato ad un concetto ambientale molto di particolare, riuso, sì, decisamente. E che cosa troviamo in questi spazi prima di parlare della novità di questa edizione? Certo, in questi spazi troviamo una mostra d'arte di design, poiché quest'anno una delle novità del progetto è stata quella di affiancare alle opere d'arte anche opere di design. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini, sì, delle opere che vengono proposte all'ex macello.
Infatti, come potete vedere, sono tutte estremamente diverse. Infatti, proprio stili, sì, materiali anche molto, sì, diversi. Sì, sì, sì. E in un'ambientazione che comunque è sempre quella, abbiamo detto arti visive, abbiamo visto design, sì, anche, ma non solo. Non solo, quest'anno abbiamo anche delle installazioni esterne, e qualcosa che abbiamo fortemente voluto sia per segnare il territorio, sia per entrare a Padova con una visibilità maggiore. C'è, in modo particolare, ci sono due opere che stanno nello spazio proprio esterno dell'ex macello, una nell'ex fossato e una lungo il canale che circonda la zona dell'ex macello, che sono visibili da parte di chiunque. Proprio. Quindi già questo crea la curiosità, quantomeno, sì, sì, quantomeno l'installazione, questo fortissimo impatto visivo, è un'opera che occupa in maniera molto fisica spazi anche molto impegnativi, sì, quindi indubbiamente. Già questo è un richiamo sicuramente. Sì, sono spazi ampi, sono spazi estremamente visibili e sono anche opere proprio che dialogano con l'ambiente, quindi volevamo lasciare questo segno più forte rispetto alle edizioni precedenti. Quindi installazioni come novità di quest'anno, uh-huh, ma c'è anche la parte cinematografica che proprio domani, se non, sì, sbaglio, conosce il suo domani debutto. Inaugura domani, e questa parte, quella della rassegna cinematografica, inaugura al Centro Culturale San Gaetano di Padova. Uh-huh. Durerà tre giorni, il titolo anche qui dovrebbe essere abbastanza indicativo. Sì. Il titolo è Dokun, un film per l'ambiente, e abbiamo scelto proprio Dokun come titolo poiché tutta la rassegna mostra solo ed esclusivamente filmati di animazione o documentari, quindi il gioco di parole, certo, Dokun. Fra il documentario e il cartoon, sì, praticamente, esatto, quindi c'è questa sintesi assoluta che dà un po' la cifra di quella che è la rassegna cinematografica. Vi rivolgete a chi in particolare? Avete pensato ad una fascia d'età, a categorie di persone, o in realtà è una mostra che ha diverse modalità espressive, quindi si può adattare un po' a tutti? E si è data un pubblico estremamente vario. Abbiamo visto anche l'anno scorso che il pubblico era eterogeneo, sì, estremamente, di fasce di età estremamente diverse. Quest'anno abbiamo sicuramente coinvolto maggiormente gli studenti, poiché abbiamo attivato un workshop in modo particolare con gli studenti dell'Università di Padova, soprattutto del DAMS. Quindi un'altra modalità di interazione con la, sì, città, ecco, esatto, gli spazi che si allargano. Sì, e soprattutto questo ci ha permesso di raggiungere una fascia di età che forse rimaneva leggermente esclusa nelle edizioni precedenti, perché avevamo i laboratori con le scuole, però quelli più piccoli, oppure comunque, certo, ci rivolgevamo a persone di età più avanzata. Certo, quindi avete colmato un po', sì, tutte, un po' tutte le fasce. Abbiamo detto ambiente al centro delle azioni, sia artistiche che cinematografiche, installazioni eccetera. Quali sono state le premesse che vi hanno fatto partire tre anni fa con Riciclarti? Le premesse di tre anni fa sono partite in realtà da Marisa Merlin, perché lei è un'artista padovana, sì, e lavora in modo particolare con i materiali di riciclo proprio, e quindi è partita da lei la volontà di creare a Padova una rassegna che si occupasse di riciclo, di arte legata al riciclo. Poi la rassegna è aumentata e cambiata nel corso delle edizioni fino a giungere quest'anno a essere anche cantiere arte ambientale. E il messaggio che desiderate passi, perché la parola ambiente in realtà ormai dice tutto e non dice nulla, mm-hmm, in effetti, tutta questa azione, questo impegno che avete messo nella rassegna, e vorrebbe quantomeno far passare quale messaggio? Vorrebbe attivare una cittadinanza ecologica, vorrebbe far sì che le persone siano non solo passive nei confronti di leggi ambientali, ma diventino protagoniste per prime di un cambiamento, di una piccola rivoluzione. Senti, siamo alla terza edizione, evidentemente questo messaggio sta passando, quando, sì, c'è l'offerta la gente accoglie volentieri. Sì, sta passando, e soprattutto devo dire che il Comune di Padova, in modo particolare l'assessorato alla cultura e l'assessorato all'ambiente, stanno rispondendo molto bene a questa iniziativa e sono stati i primi a credere nuovamente in questa edizione. E gli artisti quanto ci credono? Gli artisti molto, devo dire molto. Ovviamente è sempre più, è stupefacente questo, nel senso che ormai giunti alla terza edizione, le domande che abbiamo avuto
soprattutto di partecipazione sono state quintuplicate rispetto all'anno scorso. Notevole il risultato. Sì, esatto. E quindi ci credono parecchio. Forse in Italia non esiste ancora proprio una corrente di arte ambientale come invece esiste in paesi anglosassoni, come in Inghilterra o come in America. Però ci sono artisti che iniziano a lavorare seriamente sul concetto di ambiente. Quindi il Riciclarti Cantiere Arte Ambientale si prepara all'edizione 2011 a questo punto. Ci state già pensando? Sì, ci stiamo già pensando. In realtà ci stiamo già pensando. Anche perché il lavoro da fare comunque tanto e volendo mantenere questo tipo di struttura e quindi allargare il discorso alle arti e non solo all'arte contemporanea stricto sensu, chiaramente dobbiamo prenderci per tempo. Indubbiamente. Allora ricordiamo fino a quando è possibile seguirvi in questa avventura, in questo cantiere per l'ambiente e con l'ambiente. Fino al 27 giugno all'ex Macello, l'ingresso è libero, gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e invece da domani per 3 giorni al Centro Culturale San Gaetano con Dokun, un film per l'ambiente con la rassegna cinematografica. Proiezione che ora? Prego? Le proiezioni sono a che ora? Alle 18 iniziano domani. Perfetto, benissimo, quindi credo che siamo riusciti a dare anche tutti gli elementi tecnici per permettere a chi ci segue anche fuori dai confini di Padova, perché ricordiamo che l'iniziativa, la manifestazione è nata a Padova, si sviluppa a Padova, ma in realtà la coscienza ambientale e l'attenzione verso l'ambiente non conosce confini, quindi tutti coloro che ci seguono da Trieste fino a Rovigo possono farsi coinvolgere da questa iniziativa. Ci sono molti artisti che arrivano non da Padova. Infatti, questa è la dimostrazione appunto di questa trasversalità anche geografica dell'attenzione nei confronti dei temi legati all'ambiente. Grazie allora a Natasha Bordiglia per averci fatto compagnia, per averci fatto conoscere tutti i contenuti o almeno gran parte dei contenuti dell'edizione 2010 di Riciclarti. Ricordiamo che il titolo importante quest'anno è Cantiere Arte Ambientale, questa è una delle novità di quest'anno, siete tutti invitati a partecipare e a farvi coinvolgere da questa modalità artistica e anche di coscienza civile, direi. E noi ringraziamo te per lo spazio che ci hai dedicato. Speriamo di avervi ancora qui con noi per altre iniziative capaci di coinvolgere cittadini di tutte le età. Grazie allora a Natasha Bordiglia. Per quanto riguarda l'appuntamento col TG, noi ci rivediamo alle 16.30 con l'edizione Flash, a più tardi.